L'uso da parte di Meghan Markle del suo titolo di duchessa del Sussex è ossessivo secondo le affermazioni fatte da un commentatore reale. Nelle ultime settimane, la madre di due figli ha ripetutamente usato il suo titolo di duchessa del Sussex nonostante non fosse più una reale lavoratrice. Alla fine del mese scorso, Meghan Markle, 40 anni, è apparsa in un video di YouTube per leggere il libro per bambini The Bench. Nel filmato che appare sul canale YouTube per bambini Brightly Storytime, la duchessa si presenta con il suo nome e titolo prima di parlare del suo libro. Ha detto, ciao e benvenuto in Brightly Storytime. Sono Meghan, la duchessa del Sussex, e oggi vi leggerò il mio libro intitolato The Bench. Da quando si sono allontanati dalla monarchia, sia Meghan che Harry hanno continuato a usare i titoli di duca e duchessa del Sussex. Il titolo è stato loro donato dalla regina nel giorno del loro matrimonio del 2018 e la coppia continua a utilizzare i titoli in relazione al loro lavoro professionale. La decisione di usare il suo titolo per presentarsi a un pubblico incentrato sui bambini ha però sconcertato alcuni utenti di Twitter. La decisione è stata anche esaminata dal commentatore reale Jonathan Sacerdoti, che afferma di utilizzare il titolo costantemente. Ha detto a express.co.uk, di certo non riesco a capire perché si dovrebbe produrre un video rivolto ai bambini e iniziare annunciandosi come duchessa. Meghan sembra essere ossessionata dal riferirsi a se stessa come la duchessa del Sussex. Questo è in effetti il suo titolo, ma penso che facendo costantemente riferimento ad esso stia invitando alla beffa più di ogni altra cosa. Punto. Viene dopo che ha usato il suo titolo in un recente appello politico che ha visto la sua campagna per ottenere un congedo familiare e medico pagato per i cittadini americani. Ha scritto una lettera chiedendo alla portavoce Nancy Pelosi e al leader Charles Schumer di ottenere un congedo retribuito per i genitori, utilizzando carta intestata del Sussex e firmando con il suo titolo.